saluto a tutti e bentrovati a una nuova puntata di Fly With You, il podcast di Guerre Stellari Vintage dedicato al mondo delle astronavi. In questa nuova puntata parleremo di BTL-S8, comunemente conosciuto come K-Wing o K-Wing. Questa particolare nave viene sviluppata e prodotta dalla Concert Corporation, un importante produttore di componenti per astronavi. Quasi un quinto di tutte le navi stellari in funzione avevano al loro interno almeno un componente di questa compagnia. Sono famosi per il loro particolare design nei motori, armi, scudi e sensori. Tra le navi prodotte da questa azienda navale non possiamo non citare il BTL-A4 o, come tutti lo conosciamo, l'Y-Wing, nave usata in molteplici missioni dell'Alleanza Ribelle anche durante l'attacco alla Morte Nera con la Squadriglia Oro. Il K-Wing è un caccia stellare d'assalto e richiede la presenza di 4 artiglieri. Uno di questi fa anche da pilota. Introdotta dalla Nuova Repubblica, viene concepita per operare come bombardiere e caccia pesante, ruolo che prima per molti anni era egregiamente eseguito dagli Y-Wing. Entrambe le navi sono dei BTL. Ma cos'è un BTL? BTL sta per Bubble Turret Laser, è una palla con una torretta laser. Una di queste torrette è posta nella parte frontale della nave. Lo stile a bolla riprende quello usato dai Kaminoani per la realizzazione del trasporto d'assalto truppe, dotati in entrambi i lati di 2 BTL con artigliere. La sua prima apparizione in battaglia nel mondo dell'universo espanso avviene nella trilogia della Crisi della Flotta Nera. Rimase in servizio per decenni e divenne sempre più raro vederla in azione, anche dopo la guerra contro gli Yuuzhan Vong. La sua potenza di fuoco è devastante. Possiede cannoni laser, un cannone laser quadruplo, missili a concussione, siluri protonici e siluri frangiscudi. La nave, sfortunatamente, è priva di iperguida, quindi va trasportata in battaglia da una nave più grande. Però possiede 2 peculiarità. Primo, è dotata di un sistema chiamato SLAM. Cos'è uno SLAM? È un'accelerazione dei motori che trasporta più velocemente nel punto di attacco, poco dopo essere stati lanciati dalla nave madre. 2. In caso di emergenza, come per il suo predecessore Y-Wing, l'abitacolo può staccarsi dal resto delle ali e funge da guscio di salvataggio. La Concert Corporation viene nominata per la prima volta nel libro L'ultima missione, capitolo finale della trilogia di Tron, scritto da Timothy Zahn, pubblicato dalla Sperrin & Kupfer anche in Italia nel 1995. Una curiosità. Durante lo sviluppo del gioco Battlefront, pubblicato nel settembre 2004, la Pandemic Studio, insieme alla LucasArts, decisero di non inserire alcuni contenuti già realizzati, così da cambiare alcuni aspetti del gioco poco prima della realizzazione finale. Tra questi ci fu l'esclusione del K-Wing, nave già realizzata e disegnata in beta, ma mai reinserita nel gioco finale. Nel settembre 2015, la Fantasy Flight Games pubblica una nuova espansione per il gioco X-Wing. Finalmente il K-Wing è un modellino in 3D e possiamo schierarlo in campo. La nave presenta anche nel gioco molte delle armi e caratteristiche tipiche di questo veicolo. Tra i piloti disponibili, quella più decisiva e più giocata nei maggiori tornei si rivelerà Miranda Doni. Miranda Doni è una pilota di grandi abilità della Nuova Repubblica. Appare nei romanzi Prima della Tempesta e Un Nuovo Nemico, dove muore in quest'ultimo e la sua nave viene distrutta insieme ad altri K-Wing. Nel 2017 la Wizard of the Coast pubblica anche nel mercato italiano il secondo di soli 3 volumi dedicato alle astronavi. Dal titolo Star Wars, il gioco di ruolo, Astronavi della Galassia.
Tra le tante navi al suo interno troviamo una pagina tutta dedicata al K-Wing. Racconta un po' della storia della nave, la sua prima apparizione nella crisi della flotta nera, le sue caratteristiche che la rendono unica in battaglia. Stessa cosa fa la Del Rey nel 2003, con la ristampa aggiornata del volume dal titolo The New Essential Guide to Vehicles and Vessels. Una delle 220 pagine viene dedicata alla descrizione del BTL-S8, bisnipote del BTL-A4, Y-Wing, che partecipò alla battaglia di Yavin, e bisnipote del BTL-B, che combatté durante le guerre dei cloni. Come per lo Star Wing, visto nella scorsa puntata, anche qui un fan ha realizzato una sua versione handmade del K-Wing. La nave risulta veramente ben fatta, rispecchia fedelmente ogni sua parte. Meriterebbe un kit ufficiale Lego. Anche questa puntata di Fly With You, il podcast di Guerre Stellari Vintage dedicato alle navi dell'universo espanso, è giunto al termine. Se la puntata è stata di vostro gradimento, potete mettere un mi piace, lasciare un commento e condividere. Vi invito ad iscrivervi al canale e selezionare la campanella, così da non perdervi nessuna delle prossime puntate. Nella descrizione trovate il link Facebook della pagina di Guerre Stellari Vintage, dove troverete tantissimi altri contenuti riguardanti il mondo vintage di Guerre Stellari. Un saluto a tutti e alla prossima puntata di Fly With You, dove parleremo della nave del...